Io questo video lo voglio iniziare con questo grafico qua. Tesla che perde il 73% dai massimi. È un'occasione o no? Prima di partire però vi voglio dire che ho intenzione di fare altri video in cui analizzo azioni singole e a breve ho in mente di portare magari PayPal o Alphabet. Ma se preferite qualche altra azienda lasciatemi un commento qua sotto e quello con i più like sarà l'azione che sceglierò nel prossimo video. Perché parto dal grafico e non parto dai dati aziendali? Il motivo è molto semplice. Penso infatti che il calo sia dovuto, purtroppo, forse, o per fortuna, ad un'eccessiva paura. Il calo, secondo me, è più dovuto ad un ritorno alla media per quanto riguarda i multipli. Infatti, come potete vedere, vi ho messo sul grafico il price to book e il price to sales e vedete come pian piano si è sempre tornati alla media storica. E questo per noi è sicuramente un bene. Un'altra cosa che me lo fa pensare è il fatto che, come potete vedere, Tesla ha praticamente sempre battuto le stime degli analisti sugli utili e nell'ultimo caso ha missato le stime sui ricavi, ma praticamente di 400 milioni, che sono nulla, su ricavi trimestrali di 21 miliardi. Capite che non può essere questo il motivo di un calo così drastico dell'azione. Capite che un'azienda che ha un price to sales di 3.28 però cresce year over year nell'ultimo trimestre del 58% è follia. Ed è per questo che sto pensando di rientrare su Tesla. Non vi dico se l'ho già fatto, ma comunque potete intuirlo. Infatti, per chi non lo sapesse, ho sviluppato un algoritmo che mi permette di valutare le 50 aziende che ho nel portafoglio e dirmi sempre nel momento giusto quali sono quelle da comprare e quelle da vendere. Ed è un algoritmo che sto testando sulla mia pelle, infatti per chi non lo sapesse ho un piano di accumulo che faccio settimanalmente. E questo, come potete vedere nel video di 2 o 3 settimane fa, mi ha portato ad avere un rendimento negli ultimi anni, dove c'è stato un crollo che non si vedeva dal 2008, ad avere una performance del 8% annuo, che non è assolutamente male. Ma sicuramente vi dirò che nel momento in cui i mercati risaliranno, secondo me la mia performance può tranquillamente arrivare anche a oltre il 12-13%. Quindi è un algoritmo che sto testando, ma del quale sono del tutto convinto. Diciamo che la cosa che mi rende tranquillo è il fatto che per gli analisti il settore dei veicoli elettrici è destinato a crescere ad un CAGR del 23%. Capite? 23% annuo fino al 2030 e Tesla attualmente nel mercato USA ha una market share all'incirca del 65% e il secondo competitor è Ford, che se non ricordo male ha una market share del 7%, e soprattutto nel momento in cui c'è una recessione è difficile fare la transizione all'elettrico, perché la maggior parte dei veicoli che vende Ford, parlo sempre della parte elettrica, hanno margini negativi. A quel punto lì è difficile affrontare una recessione e nello stesso tempo affrontare anche la transizione. Per questo che non sono convinto, al contrario di quello che dicono gli analisti, che nei prossimi anni Tesla perda tanto market share. Anzi, magari nei prossimi 1, 2, 3 anni potrebbe anche guadagnarla temporaneamente. Poi è ovvio che nel lungo termine un po' di market share dovrà lasciarla perdere. A mio avviso il vero game changer di Tesla è il Tesla Semi, che per chi non lo sapesse vi consiglio di guardare assolutamente la presentazione che ha fatto Musk, e trovo sia veramente spettacolare. E tra l'altro, per chi non lo sapesse, io lavoro nel settore della consulenza e della contabilità per le aziende, ho tante aziende che utilizzano camion e quando vi faccio vedere magari il Tesla Semi sono tutti iper impressionati. Quindi sono quasi sicuro che nel momento in cui sarà economicamente accessibile a tutti, molti di loro faranno la transizione, perché la maggior parte dei costi per un'azienda che fa trasporti sono quelli del carburante, e nel momento in cui su un capannone io mi piazzo i pannelli fotovoltaici e mi compro un Tesla Semi, capite che posso aumentare i margini in modo spaventoso. Ora però andiamo a vedere la valutazione tramite il mio algoritmo. Per chi non lo sapesse, Tesla è tanto criticata, o comunque perlomeno era tanto criticata per i suoi bilanci, ma attualmente, a mio avviso, ha uno dei migliori stati patrimoniali. A mio avviso, però, attualmente ha uno dei migliori stati patrimoniali che posso vedere tra le Big 10, magari Big 20.
Infatti ha un rating di 8,78 su 10, che non è assolutamente male. Magari ve lo ingrandisco un pelo così vedete meglio. Per quanto riguarda il conto economico, ha un voto di 7,22 su 10, quindi assolutamente non male. I margini, essendo che comunque sono in un settore dove appunto non sono elevatissimi, infatti ha voti bassi, però rimedia sul ROE, sul ROA, sul ROIC e altro. Qua arriva un po' quello che è il tasto dolente di Tesla, ovvero la valutazione sui multipli. Ha un PE di 34 che, considerando la crescita, non è poi così elevato. Infatti il PEG su 3 anni è di 0,99, quindi un PEG sotto l'1 a mio avviso è sempre il top. È ovvio che in questo discounted cash flow sono stato particolarmente generoso su Tesla, ma io cerco di essere sempre il più oggettivo possibile. Trovo che essere eccessivamente conservativi vi porti a perdere tanti treni. E ora arriviamo alla valutazione finale. Quella che vedete è la stima che ho fatto di Tesla a 3 anni. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che stimo una crescita annua del 35% sugli utili per azioni attuali per 3 anni. Questo vuol dire che tra 3 anni, se i miei calcoli sono corretti, dovremmo avere un utile per azione di 8 dollari e un PE di 31, che a mio avviso può essere sensato per Tesla fra 3 anni, che mi porta ad avere un prezzo per azione di 250 e di conseguenza un profit and loss in 3 anni di 121%, che a mio avviso offre per noi investitore un grande e ottimo risk reward. L'ultima cosa che vi voglio far vedere è questa qua. Premesso che non sono per nulla un analista tecnico, però ogni tanto mi piace andare a vedere quelli che potrebbero essere dei supporti o delle resistenze all'interno del grafico. Attualmente Tesla potrebbe aver rimbalzato su questo supporto barra resistenza che c'è stato precedentemente. Infatti, come potete vedere, a luglio del 2020 Tesla aveva affrontato questa resistenza, che poi è diventata ad agosto un supporto. Quindi, a mio avviso, ci sono buone probabilità che Tesla possa rimbalzare, o nel caso non dovesse resistere qua, potrebbe scendere su questa resistenza barra supporto che c'è stata, però è tanto più bassa. È 63 dollari. A mio avviso, se Tesla ci desse la possibilità di comprare 63 dollari, probabilmente farei all-in. Ovviamente scherzo, però ci investirei tanti soldi. Detto questo, altre aziende che mi piacerebbe analizzare sono Meta, PayPal e Alphabet. Fatemi sapere qua sotto nei commenti quale preferite. Vi ricordo sempre di lasciare un bel like e niente, ragazzi, ci vediamo al prossimo video.